Signor tenente! Signor tenente, sono Coretti. Ah, Coretti. Come mai sei qui? Signor tenente, ho chiesto di venire con lei. Se lei è d'accordo, mi unisco al gruppo. Sì, sì. Ma non eri in permesso. E dove andavo? E poi così stiamo un po' insieme. E il muratorino dove l'hai lasciato? All'ospedale. All'ospedale? I polmoni. Ha fatto tanto per arruolarsi e adesso è a letto. Sempre malmessi i polmoni, fin da piccolo, ti ricordi? Sì, purtroppo. Tuo padre sarebbe contento di vederti in uniforme. Ma per lui la guerra era tutt'altra cosa. Quarto battaglione del 49esimo. Quante volte l'avrà raccontato? La sciabola e il cavallo di re Umberto, eh? Era un bel tipo tuo padre. Com'è bello qui. Non ero mai stato in montagna. Giù in trincea si sta gli uni addosso agli altri, come topi. Qui la guerra sembra dimenticata. Ma a te sembra giusto che ci mandino a sparare gli uni contro gli altri per qualche metro di terra, in nome del re, come diceva sempre mio padre. Ti ricordi? Enrico, dove stai andando? A vedere il re. Sua maestà il re. Sua maestà il re. Vai. Eccomi qua. Andiamo. All'invito? No, ma sono del quadrato del 49esimo. Solo con l'invito si passa. Allora cerchiamoci un altro posto. Sapete che non l'ho più visto, re Umberto, dalla guerra del 66. Allora ero poco più di un ragazzo. M'ero arruolato volontario, per Dio. Umberto non era ancora re. Mettiamoci qua. La mattina del 24 giugno, quando s'era per venire il ferri, Umberto andava e veniva con i suoi ufficiali mentre tuonava il cannone e tutti lo guardavano e dicevano: purché non ci sia una palla anche per lui. Io ero lontano 1000 miglia dal pensare che di lì a poco me lo sarei trovato vicino davanti alle lance degli ulani austriaci. Indietro, indietro. Venite. Via, via di qua. Ho un gran desiderio di rivederlo e chissà com'è cambiato. Lo lascio principe e lo ritrovo re. Anch'io sono cambiato. Da soldato a rivenditore di legna. Se vi vedesse, vi riconoscerebbe. Tu sei matto. Lui, Umberto, era uno solo. Noi eravamo come le mosche. Papà, ma da qui non vedo proprio niente. Hai ragione. Andiamo alle tribune, per Dio. Dovranno pur farci passare. Non si può passare indietro. Ma sono del quarto battaglione del 49. Ho detto che non si può. Da qui no, bambina. Sul tavolo. A nome del comitato cittadino che ho l'onore di presiedere, mi inchino al vostro augusto cospetto per l'incommensurabile gioia che la vostra presenza qui oggi ci procura. E ben ne gioirebbe ove non fosse già da un trentennio scomparso.
comparso, l'insigno maestro. Non si può passare. Sono del 49esimo. No, non si può. Intendiamo onorato. Felice Gabella. Non si può. Ma sono del 49esimo. È vietato. Cosa succede qua? Vuol passare? Sono del quarto battaglione del 49esimo. Si metta lì nell'angolo. Non saprebbero andare oltre il già detto, perciò chiedo alla maestà vostra il permesso di dire: si scoprino i bronzi e si dia fiato alle trombe. Questa è una carezza del re. Un grande giorno. Raccontatelo ai vostri padri. Mio padre sta in America. Io non glielo posso raccontare. Ecco, è una povera donna bisognosa. Grazie, padre. Oh, no, no, no. Smettila! Anche qua. Venite. Ho un lavoretto per voi. Don Salvatore mi ha dato l'indirizzo di una povera donna bisognosa che vive sola con un bambino, pensate. Dai, ferma! Ma che cosa c'è ancora? Basta! Mi avete sentito? Venite qua! Silvio mi aiuterà a scegliere la roba. Ed Enrico, che è un ometto forte, porterà il pacco che andremo a consegnare. Ma io devo fare i compiti. Dopo i compiti portiamo il pacco. Mi paghi? Come sarebbe a dire mi paghi? Hai detto che ho un lavoro. Se tuo padre sapesse... Va bene, non gli dirò niente. Ma ti do 2 soldi e neanche un centesimo di più. Visto. Ancora scale, chissà perché i poveri abitano tanto in alto. Forse perché è allora il regno dei cieli. Chi è? Buongiorno. Buongiorno. Non voglio disturbare, ma Don Salvatore mi ha detto... Sì, insomma, avete la carta di povertà? Sì, 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 signora, la vuol vedere. No, non ce n'è bisogno. Vi ho portato un po' di biancheria e anche un paio di scarpe. Grazie, signora, grazie. Grazie. Si accomodi. Si accomodi. Enrico e il pacco. Enrico! È tutta roba usata, ma ancora in buono stato. Grazie, signora. Qualunque cosa va bene.
Mio marito, sa, è emigrato in America. Sono solo da 6 anni e non so proprio più come tirare avanti. Mi ammazzo di lavoro, ma non ce la faccio. E mio figlio ha bisogno di tante cose. Capisco, capisco. Don Salvatore è un'anima santa, ma ha tanti poveri da aiutare. Guarda, guarda che belle scarpe ti ha portato la signora. Ti piacciono? Su, mettiamole. Guarda, sono nuove. Hai visto? Vieni. Enrico, Enrico. Ma che modo è mai questo di fare l'elemosina? Vieni almeno a salutare. Ma è Grossi. Cosa? È Grossi, un mio compagno di scuola. La madre fa la verduriera, il padre è emigrato in America. Signora, Enrico vorrebbe salutare vostro figlio, se voi permettete. Ho saputo adesso che sono compagni di scuola. Ti stanno bene le scarpe? Bene, grazie, signora. Sono un po' strette. Non importa, non importa. Su, abbracciatevi. Tutti i giovedì Enrico è autorizzato a invitare qualche suo compagno a fare merenda. Spero che vorrete mandare vostro figlio, signora Crossi. Grazie, signora, lei è molto buona. Crossi, ma Don Salvatore mi ha dato un altro nome. Forse ho sbagliato. No, è che qui tutti mi conoscono col mio cognome da ragazza. Sa, quando si vive in questo modo, costretta ad accettare l'elemosina. Signor, non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Coraggio, signore, non faccia così. Torneranno presto a tempi migliori. Enrico, andiamo? Mamma, guarda! Che cos'è, caro? È un calamaio, l'ha fatto suo padre in America. Carino, vero? L'uccellino blu è per l'inchiostro blu, quello rosso è per quello rosso. Sì, gliel'ha mandato attraverso uno che ritornava. Ma lui chissà quando torna. Lo vuoi? Ti piace? Ci mancherebbe, signora, un regalo di suo padre. Oh, non importa. Tu piuttosto, Enrico, potresti dare al tuo amico la monetina che ti ho dato stamattina venendo qua? Ma i francobolli come li compro? Francobolli? Non li compri, farai senza francobolli. Dalla a lui. Su, andiamo. Buonasera, signora, grazie. Ragazzi, un momento di attenzione. Il racconto di oggi vi porterà in una terra lontana, l'America, dove accadranno al nostro protagonista avventure molto belle. È la storia di un bambino che parte intrepido alla ricerca di sua madre. Fate attenzione.
Thank you.
Cosa succede? Che cos'hai? Perché piangi? Niente. Cos'hai? Pensi a tuo padre in America? Non piangere. Tuo padre tornerà presto. Non è vero. Su, non piangere. Ho invitato De Rossi a casa mia. Faremo i compiti insieme. Vuoi venire anche tu? Sì. America del nord o del sud? Ho detto a mia madre che fa molto freddo e manda pacchetti, ma con dentro le cose di lana. Quindi America del nord, perché se fosse nell'altro emisfero, quando qui fa freddo, lì farebbe caldo. Bravo, ben detto. E come ti chiami tu, figliolo? De Rossi. Ah. È il primo della classe. Ah. Ecco, questa è l'America del Nord, è un paese immenso, con dei grandi fiumi, dei laghi, dei monti. Le montagne rocciose. Esatto. Questo lo sapevo anch'io. Ah. E le Ande dove sono? Ah, le Ande sono qui, nell'America del Sud. Perché le Ande? Perché è lì che Marco ha trovato sua madre. E se c'è andato lui, ci vado anch'io. Ma tu non sai neanche in che città vive. Ma neanche lui lo sapeva in che città viveva. Però è andato e l'ha trovata. Ha cercato finché l'ha trovata. Quella non è una storia vera, ma un racconto. No, il maestro ha detto...
Ha detto maestro che sono storie verissime. Bambini, venite a far merenda. Venite, ragazzi, venite. Vedrai, tornerà tuo padre, tornerà. Chi? I bambini, sono tanti? Tanti, tantissimi, troppi, troppi. Oh. E a che ora escono? Adesso, tra poco. Lei li conosce tutti? Tutti. Conosco più Lazzaroni, diciamo. E il bambino Crossi lo conosce? Crossi, terza superiore? Sì, mi sembra. Scusi, ma lei è un suo parente? Sì, sono... Siccome è parecchi anni che manco, non vorrei che non lo riconoscessi. Potrebbe farmi una cortesia? Beh, dipende. Quale? Adesso le spiego. Arrivederci, signore. Castagne secche. Carrube. Caramelle. Liquirizia. Castagne secche, forse fai, vengono a me, caramelle, castagne secche, liquirizia post. Va subito qua. America, vale tanto. Da qua, fai vedere. Io lo comprerei, ma non ho i soldi. Te li porto domani. Mi dispiace, niente soldi, niente francobolli. Ridammi. Che avaraccio quel Garoffi. Beh, io adesso devo andare, c'è mia sorella che mi aspetta. Vengo anch'io. Svegli le crote, svuoto le cantine. Ferami, svegli le crote, svuoto le cantine. Ferami, svegli le crote, svuoto le cantine. Beh, ciao, io sono arrivato. Ciao. Ciao. Ehi, Garrone, c'è qualcuno che ci segue. Dove? È là. Thank you.
Guarda, guarda, guarda. Sentite questa, il mio maestro delle scuole elementari è ancora vivo. Incredibile. Leggo sulla gazzetta che il ministro gli ha accordato un diploma d'onore per i suoi 60 anni di insegnamento. Si chiama Vincenzo Crosetti. Povero Crosetti. Si è stabilito a Condove, a meno di un'ora da qui. Enrico, domani è giovedì, non hai scuola, lo andremo a trovare. Sì, papà. Povero Crosetti, come sarà contento. Povero Crosetti. È stato il primo uomo a volermi bene dopo mio padre. Mi sembra ancora di vederlo. Un uomo piccolo, un po' curvo, gli occhi chiari chiari, sempre uguale, sempre coscienzioso, come se ogni giorno fosse il primo giorno di scuola. Povero Crosetti. Papà, perché dici sempre povero Crosetti? È povero? Non so se è povero, ma certamente è vecchio. E la vecchiaia, mio caro Enrico, è una gran brutta cosa. Papà, tu eri bravo a scuola. Bravo, bravissimo. Mi scusi, è lei il maestro Vincenzo Crosetti? Sì, sì, sono io. Ebbene, permetta a un suo ex allievo di stringerle la mano. E di chiederle come sta. Bene, bene, grazie, bravo, bravo. Scusi, quando è stato mio allievo? Non ricordo il suo nome. Bottini, ingegnere Bottini. Ah, già, già. Bottini, poi. E che desidera da me Bottini? Siamo venuti per farle una visita. Ah, beh, allora entriamo in casa. Certo, con piacere. In casa mia. Scusi. Sì, abito là, ecco. Bottini, però mio allievo, ho sempre conservato un ricordo. Vediamo qua, qui adesso, 27, 48, 48, 49. Ecco, sì, 49. Ecco, qui. Qui troveremo certamente qualcosa, non mi sbaglio, eh? Ecco. Bottini. Che emozione. Bottini, ecco. Quante macchie. E quanti errori. E quante macchie, quanti errori. Come scolare non sei stato mai un granché. Cosa guardi? Il calamaio, quello con gli uccellini. Capisco. Il calamaio. Sì, quello lì. Fai bene. Fai bene perché ha una storia interessante che vale la pena raccontarla. Anzi, te lo voglio mostrare. Perché ti interessa tanto quel calamaio, Enrico? 4-5 anni fa facevo lezioni ai carcerati. Perché già ai ragazzi non insegnavo più. Ma volevo fare qualche cosa per essere utile. Leggi, leggi qui sotto che dice, leggi. E cosa pensi, Enrico?
Vuoi stare attento, sì o no? Sì, sì, papà. Allora, leggi. Leggi. Al mio maestro, ricordo del numero 78. 6 anni, studio e speranza. Insegnavo in un corridoio freddo e buio. I detenuti mi passavano i quaderni attraverso le sbarre. C'era un giovane falegname che aveva scagliato la pialla al suo padrone ferendolo alla testa mortalmente. Però in 3-4 mesi aveva imparato a leggere e a scrivere. Più imparava, più sembrava che diventasse buono e che si pentisse del suo delitto. E poi fu trasferito in un altro carcere. Quando dovette andare via, mi fece allungare la mano in un finestrino, nel finestrino della sua cella, e me la baciò. Quando la ritirai, era tutta bagnata di lacrime. Ieri l'altra mattina si è presentato in casa uno sconosciuto. Lei è il maestro Crosetti? Beh, e voi chi siete? Sono il numero 78 e mi porge un pacco dentro il quale c'era questo calamaio. L'aveva fatto lui in carcere, servendosi di un chiodo che aveva saputo nascondere nella sua cella. Io non volevo accettarlo, questo sono anni di lavoro, anni. Dice no, ma lui ha voluto che io lo accettassi, altrimenti si sarebbe offeso. Quando ho capito che si sarebbe offeso sul serio, allora l'ho accettato e mi ha fatto piacere. Vedi Enrico, talvolta anche il carcere può insegnare qualcosa. Adesso credi di avere detto una cosa intelligente. Caro figliolo, ricordalo, il carcere non ha mai insegnato nulla di buono a chi che sia. Questo è quello che mi fa pena veramente. La voce di quei bambini. Erano tutti figli miei. Adesso non li tengo più. Oh, scusate. Permetta che le lasci questo bastone per ricordo. No, questo è troppo bello per Ma me. No. No. Per me basta il mio vecchio bastone. Questo lo voglio io. Quando è così, grazie. Grazie. Posso sentire? Perché è un segreto. Dagli il pane. Prendi. Ieri sono stato a Condove. Dove? A Condove. E sai che cosa sto vedendo? Cosa c'è? Cosa si dicono? Non lo so.
L'ho visto, ti dico, proprio con questi occhi. E lo stesso calamaio fatto con un chiodo. Quell'uomo era stato 6 anni in prigione. 6 anni? Dice Grossi che è stato a lavorare in America tutto questo tempo. Invece era in prigione, ne sono sicuro. Il calamaio era lo stesso. La madre allora gli ha mentito per tutto questo tempo. Cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo farlo sapere a nessuno, capito? A nessuno. Altrimenti Grossi ne morirà di dolore. D'accordo, allora? D'accordo. Cosa è successo? Cosa diceva il Garrone? Dimmelo. Cosa ti ha detto Bottino? Dai, dimmelo. Per piacere. A Garrone gli eri detto, a me no. Io sono tuo amico, dai, per piacere, me lo dici? Di te mi posso fidare? Sì, lo giuro. E di te? Lo giuro. Il padre di Grossi non era partito per l'America, stava qui a Torino, in prigione, per aver scagliato la pialla contro il padrone della sua bottega di falegname, perché faceva il falegname lui, e aveva scagliato la pialla contro il padrone, uccidendolo. Non ci credo. Ma cosa mi sta raccontando? Sei ammattito? Lo giuro. Giura che non lo dice a nessuno. Giuro. Il padre di Grossi ha ucciso un uomo. Allora un assassino. Certo. Povero Grossi, che padre cattivo che ha. Il padre di Grossi è in prigione. Il padre di Grossi è un assassino. Ha ucciso un uomo, è un assassino. Vuoi un po' di pane? Hai fame? No, grazie. Hai fatto i tuoi compiti? Sì. Vuoi un po' di aiuto? No, grazie. No, perché se vuoi un po' di aiuto basta che me lo dici. No, grazie. Le tue castagne. Perché? Per darle a Grossi. Tu gli vuoi bene a Grossi? Sì che gli voglio bene, però le castagne sono mie. Cosa c'è di più bello che dare qualcosa a un amico? Pensa al padre di Grossi. Io ci penso al padre di Grossi, ma le castagne me le voglio mangiare io. Sei un avaraccio che non merita niente. Andiamo, Coretti. Venga a te, liquirizia, liquirizia ad vos. Garrone, aspetta. Facciamo così, metà le mangio io e metà le do a Grossi. Ne vuoi un po', ti piacciono? Non le ho mai assaggiate. Allora mangiale, sono tue. Me le dai tutte? Sì, tutte. Perché me le dai? Perché non le hai mai assaggiate. Allora prendi anche queste. Grazie. Ecco mio padre. Vengo subito. Arrivederci e grazie. Guarda cosa mi hanno dato. Chi te le ha date? Loro, i miei compagni di classe. Aspetta qui. Aspettate, ragazzi. Vi devo parlare. Volete bene a mio figliuolo voi? Gli avete regalato le castagne. Perché gli volete così bene? Dimmelo tu che sei il più grande.
Noi gli vogliamo bene, suo figlio. Gli abbiamo voluto bene sempre. Volete bene a mio figlio? Ma io vi faccio paura, vero? È così allora? Voi mi disprezzate. Oh no, non è così. Al contrario, nessuno lo pensa. Noi non sappiamo niente, non possiamo sapere. Non dovete avere paura di me. È stata tutta una disgrazia. Sì, lo sappiamo. Ma io ho fiducia in voi. Mio figlio non deve sapere e neanche capire. Più tardi, forse. Un segreto tra noi, vero? Sì. 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 Bravi. Bravi. Signor Tenente, abbiamo trovato i funghi. Guardi, sono porcini. Sono buoni fritti. No, meglio trifolati. Cucinateli come volete, ma ricordatevi di farmeli assaggiare. Oh, sì, senz'altro. Questi qua sono buoni fritti. No, meglio trifolati, guarda. Ma ti dico che sono meglio fritti. Ma vuoi dirlo a me che li conosco benissimo. Va bene, l'importante è che ce li lascino mangiare in pace. Ragazzi, guardate, abbiamo trovato i funghi. Sono nel bosco, ce ne sono parecchi. Sì. Sì. Te la ricordi? La fiaschetta di tuo padre, no? È un cimelio ormai. Con questa fiaschetta ne abbiamo fatte di scampagnate. Forza, ragazzi! Un bel salto! Senza bagnarvi, sennò le vostre mamme si arrabbiano. Su! Scusi, mi può dare da bere? Bevi. Basta, basta. Ma è vino. Ubriacone. Non esagerare, il vino fa male a chi studia. Fa bene a chi lavora. Viva il quadrato del 49esimo! Onorate dai soldati! Sono dessi che, formato contro i barbari croati dell'Orpetti un gran quadrato, forti posero al coperto dai nemici il prode Umberto. Ma cosa ha detto? Mio padre è un eroe. Ha salvato la vita a re Umberto formando un quadrato intorno. Per questo ne parla sempre. Papà, facci vedere com'è stato! Certo. Cominciate a preparare 4 pezzi d'artiglieria. E questi dove li mettiamo? Su, forza! Portateli qui. E 4 angoli! E questo? Qui. Ecco, questi sono i cannoni. E adesso ci mettiamo i prodi soldati del 49esimo. Ci manca un cannone! Beh, allora andatelo a prendere, no? Ecco, tu mettiti così, Garrone così. Benissimo, e tu fai il prode Umberto. Ecco. Ma questa è una colubrina! Non importa, fa lo stesso. Così, ecco. Benissimo. Vieni. Mio figlio riceverà il primo urto. Papà, ma io non voglio morire così giovane. Come? Non vuoi morire per il principe? Non vuoi morire per me? Preferirei di no. Adesso ascoltate. Bottini, che è il principe Umberto, corre inseguito da me, che sono gli austriaci. Si rifugia nel quadrato e voi, per difenderlo, dovete tener duro. Alcuni soccomberanno, qualcuno cadrà purtroppo, ma voi dovrete comunque resistere, come abbiamo fatto noi. Tu, che sei il principe Umberto, vieni con me. Forza, vieni! Ecco. All'attacco! Boom, boom, boom! 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 Boom,
Onorate tai soldati, sono dessi che formato contro i barbari croati dei lor petti un gran quadrato. Forti posero al coperto dei nemici il prode Umberto. Sono cecchini! I sacchini sparano molto giove! Coretti! 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 Coretti!